oggi avevamo bisogno di una prova della capacità diplomatica del vicepresidente, siamo molto soddisfatti. Nei contenuti, evidentemente, per niente. Cioè, in modo abbastanza elegante ci ha detto, poiché ci sono le normali procedure amministrative di rendicontazione e valutazione, noi abbiamo un buon motivo per non metterci un euro. E poiché un tempo c'erano più soldi nell'amministrazione pubblica, e oggi ci sono meno soldi, non facciamo nemmeno un programma da 2, 3, 400 mila euro, perché evidentemente con questa scusa preferiamo non toccare quello che saggiamente abbiamo già impegnato a bilancio. Non ci viene detto però quando finiranno queste rendicontazioni e queste valutazioni, perché noi siamo nel 2017, il triennio 15, 16 e 17, le nostre ONLUS e le nostre ONG sapranno da oggi che nulla sia fatto e nulla. Le azioni vanno al 2018, tello lì che la giunta Totti non spende un euro di cooperazione, ma giustamente si adopera perché ci sono moltissime iniziative, viva Dio, a prescindere da voi, la dismissione delle macchine e dei materiali in dismissione degli ospedali, così come il Gaslini, sappiamo essere straordinario punto di riferimento nel mondo per quei paesi in cui non esista un sistema statale o comunque presente che consenta la cura dei bambini. E siamo sconcertati perché ancora una volta viene predicato un verbo che è quello da parte della Lega, che bisogna sempre lavorare perché la gente non venga in Italia e quindi bisogna investire per creare le scuole, le industrie, le aziende, la promozione economica, la promozione della salute, la promozione del sociale. Propaganda, almeno per i leghisti della regione Liguria, perché poi non c'è un euro e quindi, come dire, ci viene comodo attaccare la situazione, sventolare il programma, il processo e la distruzione dell'invasione barbarica, ma poi se dobbiamo fare qualcosa di intelligente e utile, visto che comandiamo in regione, abbiamo la maggioranza, la proprietà di bilancio, non ci mettiamo un euro, così questi continueranno a venire su e quindi voi potrete continuare ancora a gonfiare i vostri polmoni e a gridare che questi devono rimanere giù grazie alla promozione, alla cooperazione, allo sviluppo che voi non fate. Quindi ringrazio per la diplomazia, ma evidentemente sono assolutamente insoddisfatto perché nulla farete e nulla avete intenzione di fare. Siamo alla IRI 580, 07.